un incontro come altri, ne abbiamo tenuti tanti nei mesi passati, ho detto più volte che non si può governare la regione da soli e che il contributo delle forze sindacali è fondamentale. Ho detto altre volte che ho sempre apprezzato la qualità della rappresentanza sindacale, per cui incontri del genere sono utili, forieri anche di suggerimenti per il governo regionale. Oggi abbiamo parlato delle infrastrutture perché abbiamo stipulato un accordo qualche mese fa insieme ai segretari nazionali. È un accordo, quello relativo alla vertenza Calabria, che credo vada rinvigorito, perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si deciderà davvero sulle risorse da impegnare, per esempio per la 106 e per le altre infrastrutture. È utile che alla voce del governo regionale si sommi la voce delle organizzazioni sindacali, e sulla 106 e anche sul porto di Gioia Tauro, che rappresenta la principale infrastruttura del Mediterraneo, e il governo non può evitare di considerarne l'importanza. Abbiamo parlato della necessità anche di trovare, attraverso le risorse comunitarie, ciò che occorre per finanziare un grande piano per il lavoro in Calabria, che abbia per obiettivo anche la stabilizzazione dei precari e politiche attive di lavoro per creare lavoro per i figli dei precari, per quelli che magari precari non sono ma che hanno la volontà di rimanere a lavorare in Calabria. Abbiamo parlato della stabilizzazione dei lavoratori in sanità, non possiamo dimenticarci di quelli che hanno offerto il loro contributo nel periodo più critico della pandemia, che ora meritano di essere considerati al sistema sanitario regionale, delle difficoltà inerenti il reclutamento dei medici. Lunedì pomeriggio sarò con i miei tecnici di nuovo al MEF per chiedere al governo che ci dia la possibilità di utilizzare strumenti eccezionali per avere medici e infermieri che mancano nei nostri ospedali, ma mancano nella sanità del territorio, mancano le guardie mediche, mancheranno ancora di più i medici quando realizzeremo gli investimenti previsti dal PNRR. Quindi abbiamo parlato di questo, della necessità anche di assistere il piano di attrazione degli investimenti che la Regione sta facendo, e spero ci saranno buone novità nelle prossime settimane con imprese multinazionali che hanno manifestato l'interesse ad allocarsi in Calabria, della disponibilità quindi delle organizzazioni sindacali per aiutare questo percorso e per rassicurare quanti vogliono investire in Calabria che ci sono relazioni sindacali organizzate attraverso una rappresentanza sindacale che ha la voglia di intestarsi insieme al governo regionale il tema dello sviluppo della nostra regione. Abbiamo parlato anche delle criticità, delle cose che non vanno, soprattutto del rapporto che deve essere di maggiore interesse da parte del governo verso i problemi della Calabria. Sono riconoscente ai sindacati anche per l'azione di stimolo che svolgono e nei confronti del governo regionale e soprattutto nei confronti del governo nazionale, che ha bisogno di qualcuno, oltre che del Presidente, che ogni giorno ricordi ai vari ministri il credito che la Calabria ha acquisito con il governo nazionale nel corso degli anni passati.